Mappa su Augusto. Parente di Cesare, fu nipote e figlio adottivo di Cesare. Il secondo triumvirato, da giovane si chiamava Ottaviano e formò con Marco Antonio e Lepido il secondo triumvirato per spartirsi il potere di Roma e compilò le liste di proscrizione. Battaglia di Filippi. Augusto e Antonio vendicano Cesare sconfiggendo i cesaricidi, Bruto e Cassio. Battaglia di Azio. Augusto sconfisse Marco Antonio e Cleopatra, diventando così l'unico uomo più potente di Roma. Primo imperatore, 31 a.C., 14 d.C. Augusto si propose al Senato come il Princeps, il primo fra i pari. Augusto diventò di fatto il primo imperatore di Roma. Un imperatore amato. Primo imperatore fu molto amato dai romani, concesse grano e giochi a tutti e rese Roma più bella e funzionale. La Pax Romana. Tranne un paio di ribellioni nelle province e campagne di conquista, l'impero di Augusto è ricordato come un periodo di pace, nel senso che non ci furono guerre civili e non ci furono invasioni. Divinizzazione di Augusto. Concentrò su di sé le più importanti cariche dello Stato e dopo la sua morte venne divinizzato. Tiberio sarà il suo successore.